Allora, amici, oggi faremo dei filetti di spigola con patate e asparagi. Iniziamo con il cuocere gli asparagi perché ci vuole un po' più di tempo. Li puliamo come al solito. Prendiamo sempre il solito asparago, togliamo la parte finale. Così. Poi con un coltello andremo a togliere. E li passiamo sotto l'acqua corrente. Ne facciamo 7-8. Ok, abbiamo tagliato le nostre patate. Adesso prendiamo, come ho detto prima, 7-8 asparagi e li tagliamo becco di flauto, come abbiamo già visto nelle altre ricette, tenendo il coltello in diagonale, non perpendicolare, ma leggermente diagonale, otterremo questo taglio un po' particolare. Vedete, in questo modo. Così. Lo facciamo anche con gli altri asparagi. Andate sempre piano con il coltello, che non c'è nessuna fretta. La parte bianca la lasciamo indietro, quantomeno non tutta, però buona parte. Gli altri due. Ecco qua, ci siamo. Adesso con due spicchi d'aglio e un goccio di olio extravergine ci trasferiamo sui fornelli. Eccoci qui, accendiamo il fornello. La solita nostra padella antiaderente e il solito goccio d'olio extravergine. Prendete due spicchi d'aglio in camicia che abbiamo precedentemente schiacciato un po' e li mettiamo dentro. Lasciamo scaldare bene l'olio. Metteremo su prima, diciamo, il letto che andrà sotto il branzino, perché ci vorrà un po' di tempo per cuocerlo in quanto ci sono anche le patate. Quindi metteremo su gli asparagi, faremo cuocere per 4-5 minuti, aggiungeremo le patate e poi a fuoco basso con un goccio di brodo, di acqua e d'ado manderemo avanti la cottura. Nel frattempo andremo a pulire i branzini. Ecco, vedete, l'aglio sta iniziando a soffriggere, facciamo insaporire bene e mettiamo i nostri asparagi. Allora, eccoci qui, sono passati 2-3 minuti, come vedete il vapore c'è, aggiungiamo le nostre patate. E rimettiamo il coperchio. Fuoco basso, coperchio, e lasciamo andare per 2-3 minuti. Dopodiché alzeremo un po' di più il fuoco, aggiungeremo dell'acqua e un po' di dado, o se ce l'avete del brodo vegetale già pronto. Eccoci qua. Aggiungiamo l'acqua. Ok, alziamo un pochettino il fornello e il nostro mezzo dado vegetale. Lasciamo pure andare avanti, adesso ci occuperemo di pulire i branzini. Allora, eccoci qui con il nostro branzino. Intanto stanno cuocendo gli asparagi con le patate e noi provvederemo a sfilettare questo pesce. Allora, sotto questa pinna andiamo giù col coltello, in fondo. Ok, in questo modo, abbiamo aperto qui. E poi partiamo dal basso, tenendo ferma la coda, oppure mettete anche sotto un pezzo di carta. In questo modo, perché se il tagliere è piuttosto liscio, fate così, un po' più di stabilità la dà. Allora, iniziamo di qui. Mi raccomando che il coltello sia sempre ben affilato, perché
Se non è affilato è facilissimo tagliarsi, sembra un controsenso, ma è così. Ok. Dovendolo sfilettare non abbiamo tolto neanche l'interiore, perché tanto già che ci siamo facciamo direttamente. Giriamo dall'altra parte, sempre sotto questa pinna andiamo con il coltello, in maniera decisa, e poi ripartiamo da qua giù. Tenete spinto verso il basso perché dobbiamo essere sempre vicini alla spina, se no rimarrà della carne attaccata. Attenzione, sempre così, molto decisi ma delicati, attenzione. Ok, tagliamo qui e abbiamo ottenuto i nostri filetti. Con il filetto poi dobbiamo praticare l'incisione, qui vedete ci sono delle spine. Quindi sempre con il nostro coltello ci andiamo qui vicino e cerchiamo di portare via soltanto le spine, in questo modo. Ok, l'abbiamo lasciato senza spine. E poi da questa parte gli togliamo anche la pelle, già che ci siamo. Quindi qui in fondo e seguiamo spingendo verso il basso, muovendo avanti e dietro il coltello, e spingiamo sempre verso il basso. Andremo a togliere tutta la pelle. Eccoci qua. Come potete vedere, la pelle è rimasta. Queste spine via. E buttiamo via anche questo. Stessa procedura con l'altro filetto. Andiamo a ripetere, così avete un altro esempio. Allora, lama vicina qui. Sempre attenti alle mani, eh? Lama vicino alle spine. Ok. Questo è un esercizio non semplicissimo, però provandoci qualche volta imparerete facilmente. Tagliamo queste spine e buttiamo via. Ok, coda. Teniamo il coltello dritto e andiamo giù fino alla pelle e poi lo incliniamo spingendo sempre verso il basso. Spingiamo verso il basso. Tenete ferma la pelle sotto. Spingiamo verso il basso. E otterremo un altro filetto senza pelle. In questo modo. Via la pelle. Sono rimaste su del tagliere le squame, toglietele tutte e passate sotto l'acqua corrente i due filetti che avete pulito, così gli diamo una rinfrescata. Allora, a questo punto, con i filetti di spigola branzino, faremo come delle scaloppine. Le andremo a infarinare prima da una parte, poi dall'altra, e poi le cuoceremo nell'olio bollente. Adesso guardiamo, eh? Ok. Adesso facciamo come le scaloppine, prendiamo un contenitore, le teniamo ben ferme e ci togliamo l'olio. Attenzione a non far cadere anche i filetti, eh? Ok. A questo punto del vino bianco o rosé. Abbassiamo, facciamo evaporare bene l'olio, chiedo scusa, il vino, avremo una sessione proprio una grassatura. Spegniamo. Allora, prepariamo il piatto, raccogliamo un po' di patate, ok, in questo modo, patate e asparagi, e poi i nostri filetti di pesce. Uno e uno, due. Il sughetto. Perfetto. E come al solito un goccino di olio extravergine. Eccoci qua. Il piatto è pronto. Filetti di spigola con patate e asparagi. Buon appetito!